Onorevole, il tema della responsabilità dei giudici è ancora di stretta attualità. Lei che cosa chiede? Beh, io chiedo maggiore responsabilità innanzitutto ai giudici e eh, in modo particolare ai PM. Eh, chiedo ai politici, ai miei colleghi, eh, di non mollare fra virgolette, eh, eh, questa battaglia per tutelare eh, i cittadini onesti. Perché certe volte, eh, oltre a sbagliare eh, buona fede da parte del giudice, si può delineare in, cer in certi casi anche il dolo da parte dei giudici, dove si intravede eh, l'abuso, l'arroganza, che devono essere evitati per una democrazia libera e forte. Io ho subito un caso, posso parlare in prima persona, però non voglio fare vittimismo, ho subito un caso in cui sono stato assolto con una revisione del processo dove il CSM ha eh, censurato il eh, giudice che, mi aveva, eh, le, che portava avanti le mie indagini. E questo giudice, nonostante la censura, nonostante le ulteriori denunce che mi ha fatto e che mi hanno visto sempre assolto, ancora oggi eh, giudica ad alti livelli. Quindi io vorrei capire come mai un giudice che sbaglia e che si intravede anche la responsabilità penale dettata verificata da CSM ancora continua a fare il magistrato e questa è la domanda che lei rivolge al nuovo Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri. Sì, proprio faccio mi, in testo questa battaglia, questa iniziativa, anzi vorrei proporre una, eh, una legge con altri colleghi in modo che si può avere una forza. Eh, politica che vada al di sopra degli interessi personali ma per tutelare i cittadini italiani.